Vado a riprendervi e vi spiego con calma la situazione. Arrivo. Come vi sei? It's okay, tutto andrà bene, ok? Benvenuti in questo nuovissimo non super video. Fiamme, da una settimana che io sto provando a registrare questo video e non voglio affrontarlo. È un video che non è bello da registrare, giusto che voi sappiate tutti i motivi e la situazione, eccetera. Stella! Stellina! Già mi viene a piangere. Estelle! Vieni, principessa! Ciao, amore, vieni qua! Le fiamme ti voglio salutare! Ciao, amore! Ciao, fiamme! Cosa sta succedendo? Io domani ho la partenza per l'Italia e diciamo che stamattina, essendo l'ultima mattina in cui mi sono svegliata vicino a Evisin Estelle, non volevo uscire dal letto perché mi sono svegliata e ho avuto Evisin proprio nelle mie braccia come fosse un bambino. Estelle sopra di me si mette sempre, e essere svegliata dai miei bambini che mi coccolano è la cosa più bella al mondo. Quando Estelle e Wilson sono diventati parte della mia vita, la mia vita era un po' diversa. Uno, non mi stavo allenando, passavo molto più tempo a casa a creare contenuti, o comunque avevo un po' più tempo libero per poter portare Wilson e Estelle in giro, eccetera. Quando almeno sono qui in Colorado, io posso portare Wilson e Estelle fuori per camminare. Possiamo fare dei giretti, andare a giocare con i cagnolini di mia mamma e mio papà, vanno a correre nel giardino, hanno una bella vita qui in Colorado. Quando io vado a Milano, io sono sola e per questo che mi mancano tanto, è più difficile portarli a camminare perché non ci sono tanti parchi. In generale loro sono a casa tanto e io non voglio questa vita per loro. È stata una scelta difficilissima, veramente non potete capire. Questi due, in tutti i cambiamenti che ho avuto nella mia vita, sono stati davvero, cioè io non ho mai capito questa cosa finché non ho preso loro, ma i cani sono veri compagni e ti trasmettono tantissima felicità e amore. In ogni caso loro sono pronti per darti amore. E sono così grata per avere questi due angeli nella mia vita. Ma avendo così tanto amore per loro, so che la cosa giusta da fare è di lasciarli in Colorado per questi prossimi 6 mesi, quando sarò in Italia. Vivranno con mio papà, mia mamma, per questi prossimi mesi con gli altri due cagnolini, dove avranno un grandissimo giardino per correre, giocare con gli altri cagnolini. Sono tristissima, ma nel mio cuore so che è la cosa giusta da fare, anche se potrei essere egoistica e dire sarò sola a Milano senza di loro in casa, ma loro saranno più felici se hanno spazio per giocare, correre e avere più tempo con le persone nella mia famiglia invece di stare a casa da soli. Sono solo 6 mesi e provo a ricordarmi che torneremo ad essere una famiglia riunita per
presto. Se riesco a trovare una situazione in cui sono più tranquilla, riesco a portarli più spesso al parco, eccetera, lo farò, ma la mia prima priorità è la loro salute e felicità come cagnolini. Loro meritano una vita bellissima e io, se ho la possibilità di dargli una vita stupenda, spettacolare, meglio di quello che potrei offrirgli a Milano, lo farò, perché penso che la mamma deve fare questo, no? Scegliere la cosa migliore per i bambini. E sono molto grata che mia mamma e mio papà sono disposti a fare questa cosa. I miei sono felicissimi per averli, loro sono ossessionati di Estelle e Vincent. Loro non sanno, questa è la parte più triste, o forse sì, boh, non sanno che domani non ci vediamo più per tanto tempo. Che triste, raga, mi sento triste. Però, come ho già detto, so che è la cosa migliore da fare. Lasciarli qui, che hanno una qualità di vita migliore che quando siamo in città, sono impegnata tra i tour, le gare, gli allenamenti, giri qua e là, non hanno le attenzioni che loro meritano. E questi sono i miei motivi. Lasciate un like se amate Winston e Estelle quanto io. Sono veramente due creature spettacolari e questi 2 anni, neanche un giorno senza, beh, un giorno sì, ma non tanto tempo senza di loro, quindi sarà un grosso cambiamento. Winston è il mio piccolo allarme, se qualcuno viene alla porta lui avvia sempre. Dovrò prendere un robot allarme che mi dice, se no, perché non ci sei tu per abbaiare? Cioè, come faccio senza te che mi rompi sempre? Come faccio? Come faccio senza la mia principessa? Non lo so. E niente, salutate nei commenti Winston e Estelle, che non li vedrete nei video per tanto tempo. Un grande saluto ai miei bambini e li vedrete ancora sicuramente, ma per adesso loro fanno la vita crazy qua in America. Che dite, ragazzi? Siete contenti? Oh, farete 6 mesi bellissimi con i cagnolini di mia mamma e mio papà, che si chiamano Annie e Ralphie. E potete giocare, potete andare for a walk. You wanna go for a walk? Vedete quanto è felice? You can go for a walk qui in America. Per camminare. You can go play. Ah! Sì, sarà bellissimo, ragazzi. Miss me, yes, he gonna miss my love.